Sera e stasera siamo live Emilia Romagna Toscana. Quindi, benvenuto, Giovanni. Giovanni è il referente del 118 per lo Snami Toscana. E, e quindi, insomma, questa sera vi volevamo allietare con alcune novità, alcuni eventi che sono capitati insomma in questi giorni. Allora, Giovanni, raccontaci un po'. Tanto adesso siamo live man mano che le persone si collegano poi. Vedremo un po' gli ascolti. Allora, abbiamo assistito in Toscana a una specie di rivoluzione copernicana: nel senso che eh, gli ultimi dieci anni avevano visto eh, dei piani di politiche regionali eh, recepite in maniera subitanea a livello aziendale, che volevano farsi in sostanza, in, in ordine al, a un preciso diktat che veniva. Eh, live Dal livello politico e poi veniva recepito a livello sanitario, eh, voleva praticamente provocare l'estinzione o fare tutto per ottenerla del medico del 118. Eh, questo chiaramente eh, avveniva non senza il, come dire, il beneplacito eh, del, dell'allora direttivo del, eh, degli ordini dei medici eh, uh -huh. toscani. Eh, che avevano co contribuito al licenziamento di un documento eh, che favoriva eh, dei protocolli infermieristici altamente eh, avanzati. Eh, utilizzo avanzati in un termine il più possibile asettico e non positivo. Eh, questo perché l'avanzamento consisteva sostanzialmente in, una, eh, in quello che poi col tempo e con gli anni è, div è diventato eh, il, il neologismo più... Noto, diciamo fra, fra noi eh, sanitari, cioè il task shifting, cioè il uh -huh. eh, passaggio in maniera, come dire, ehm, brutale, direi, di mansioni e di caratteristiche appannaggio eh, di una categoria verso un'altra. Questo ovviamente per questioni di spending review, di eh, convenienze politiche e purtroppo, dobbiamo dirlo per i silenzi che dalla classe medica sempre più assordanti si sono seguiti. Eh, se l'Emilia Romagna è stata purtroppo il precursore di, eh, di queste eh, drammatiche modifiche e, e cambi di, di rotta a livello eh, nazionale, la Toscana sicuramente ha, ha seguito. Questi protocolli sono stati recepiti in maniera eh, completamente silente dalle aziende, eh, complice anche il fatto che la realtà dei, dei medici del 118 non è così, eh, come dire, mh, blindata e, e indipendente, non indipendente, in, eh, diciamo che si è dimostrata particolarmente fragile agli attacchi mm. di questo tipo. Eh, fino ad oggi, quando, eh, diciamo, per la prima volta la Federazione Toscana degli Ordini Medici, completamente rinnovata, ha licenziato un documento che è eh, di fatto un... Mm. Completo fronte una specie di U-turn completo. 180 penso, gradi nel... ho visto, infatti. Sì, 180, un 180 gradi, eh, Che segna un, un, un nuovo inizio, anche perché il, il documento licenziato è direi abbastanza brutale nelle sue conclusioni mm -hmm. e non lascia spazio agli equivoci. Eh, il problema è che adesso ci troviamo in, in, in una terribile zona grigia, mm -hmm. mh, nella quale mh, il meccanismo, diciamo, che si è messo in moto, avere due possibilità o viene del tutto uh, stroncato oppure prosegue il suo iter e se prosegue il suo iter deve necessariamente arrivare a quelle che sono delle conclusioni anche abbastanza uh, come dire importanti perché uh, che si voglia negare o che si voglia dire il punto essenziale è tutto lì cioè stiamo violando con certi protocolli l'abuso della professione medica perché se lo stiamo facendo è un reato se è un reato è punibile e se è punibile bisogna punire dei responsabili mm. Questo... sì, io sono assolutamente d'accordo perché mh, purtroppo si è fatto tanto baccano su queste benedette procedure infermieristiche d'emergenza e eh, bisogna anche lasciare come dire, un, un po' sgombro il campo dagli equivoci per come la vedo io nessuno mai ha contestato la possibilità eh, che per esempio eh, ci fossero delle procedure atte a salvaguardare le funzioni vitali nell'attesa dell'arrivo di tutta l'equipe sanitaria di soccorso realmente avanzato che è composta dal medico, dall'infermiere e dal personale di supporto che debba eh, essere previsto insomma in base al tipo di mezzo eh, con il quale si opera però questo non significa sostituire una figura con l'altra non è mai stato previsto nella legge l'articolo 10 del dell'IPR no? quello a cui eh, si sono sempre come dire appellati molti eh, soggetti non dice assolutamente questo quindi porta a una logica totalmente diversa e quindi insomma <ride> un conto è mettere in atto delle procedure che anticipano il trattamento, che creano una come dire, strategia ponte per l'arrivo e la costituzione completa dell'equipe nel rispetto dei parametri no, di distribuzione del numero di mezzi medicalizzati con l'equipe completa, quindi in quel rispetto di parametri, un conto invece è dire, metto delle procedure che salvavita non sono, metto delle procedure che servono a fare diagnosi e eh, trattare a livello terapeutico senza che ci siano invece delle, delle manovre salvavita, e lo faccio perché? Perché sostanzialmente riduco la medicalizzazione di prossimità e questo allora a noi non va bene. Per cui nessuno dice che non si debba fare l'adrenalina su un arresto, nessuno dice che se c'è un'anafilassi francamente palese non si possa avviare una terapia ponte, ma su quell'anafilassi, ma su quell'arresto, tu il mezzo di soccorso col medico ce lo mandi. La pianti di tentare di trasformare in una protocollazione, una procedurazione automatica il soccorso completo. Perché non sono la stessa cosa, non sono uguali. Su questo, però, eh, devo anche dire che bisogna fare un grosso lavoro soprattutto. Tra regioni e soprattutto nella rete professionale per portare a un altro livello per quindi cercare di elevare la sticella e livellare verso l'alto come dire tutte le competenze dei mezzi di soccorso avanzato che sappiamo anche a causa delle porcherie contrattuali che sono state fatte e ho parlato di alcuni elementi che sono capitati in toscana recentemente sono divenuti eh, fondamentalmente difficili da gestire perché la, la, la qualità formativa Ovviamente dipende anche da una certa stabilità del personale, da una stabilità contrattuale, eccetera, eccetera. E quindi sento un po' di interferenze. Aspetta, Giovanni, vediamo se sono queste per caso. Ok, va bene. Quindi possiamo vederlo questo documento. Cosa dici? Lo, lo, è pubblico? Lo, lo possiamo? <ride> Vabbè che la, ormai l'hanno visto in tutti. E è super pubblico e non, viene mai, non verrà mai diffuso abbastanza. Quindi. <ride> okay. Ok, ok, allora guarda, lo, lo, lo mettiamo perché, insomma perché, perché così... Lo, lo abbiamo aspettato praticamente per dieci anni. No, infatti ecco, qui c'è la, la Federazione degli Ordini della Toscana che dice dopo un'attenta analisi, eh, considera appunto che ci sono delle norme. Io ho letto dei passaggi che secondo me sono veramente importanti. Allora, uno è che appunto sono gli aspetti sulla professione medica, no? Eh, considerato che segnatamente appartengono alle competenze esclusive della professione l'individuazione in di un'alterazione organica di un disturbo funzionale corpo e mente eccetera eccetera e ecco qua sotto tu avevi dei punti che volevi eh, sottolineare perché dopo questo documento credo che insomma verrà pubblicato a brevissimo e considerato che il codice dice che appunto alcune attività non sono delegabili fondamentalmente io vedo che questo documento dice che c'è un esplicito eh, riferimento anche all'acquisizione del consenso e del dissenso. E queste sono cose secondo me importanti, perché sul consenso informato alle procedure anche all'essere soggetto e a una procedura, eh, per esempio, messa in atto automaticamente da personale infermieristico, eh, qui il, il cittadino spesso non è consapevole di chi si trova davanti e, e di che cosa gli si sta facendo, in emergenza a maggior ragione. Quindi proprio que quella norma che diceva ti salvaguardo le funzioni vitali vuol dire devi essere talmente messo male che faccio delle manovre per supportarti, no? questa era la finalità. Invece adesso si comincia a dire tratto le convulsioni, tratto... Eh, o, meglio, <coughs> tratto le convulsioni, no, tratto anche altre cose, tratto il dolore addominale. cioè que Queste non sono salvaguardie delle funzioni vitali, è tutt'altro, non c'entra assolutamente nulla. Da voi in Toscana allora, diciamo cosa è successo che, su questo? Diciamo, Roberto, diciamo che le foglie di fico dei protocolli infermieristici sono sostanzialmente di due tipi. La prima è eh, che si prefigurerebbero nelle intenzioni di ehm, diciamo, far fare al, agli infermieri solo trattamenti salvavita. In realtà i, i trattamenti salvavita eh, sono quelli non sono. Nei protocolli molto avanzati dell'Asda Toscano Nord-Ovest dove io lavoro che abbiamo contestato e che abbiamo sottoposto l'anno scorso come te sai anche alla, alla Fenonceo che ha espresso pote, eh, parere negativissimo eh, i farmaci che vengono fatti sono una decina e sono anche farmaci non salvavita si parla di eh, benzodiazepine, di glucagone, non è solo certo l'adrenalina. Eh, di conseguenza, se te dai un prontuario farmaceutico a dei professionisti eh, che, diciamo, eh, vicaria l'80% delle prestazioni che farebbe il medico, di fatto te stai procedendo a una a sostituzione quasi, direi, antropologica di quel tipo di figura, non la stai integrando. Eh, e quindi questo è assolutamente un, una, come dire, un, un, un punto imprescindibile. Il secondo è quello che si è tentato di fare, più o meno ho visto in tutti i protocolli. Avanzati di questo tipo, e cioè eh, quello di dire: eh, Ma guardate, ragazzi, c'è una second opinion, si chiede il permesso e l'autorizzazione al medico di centrale, eccetera. E te ha individu individuato benissimo il, il punto nevralgico, eh, anche, anche questo è un punto nevralgissimo. An anzi, direi, proprio perché è lo stesso codice deontologico che dice che l'attività medica non è demandabile. Eh, si è sempre detto che il medico di famiglia non dovrebbe curare al telefono, no? Eh, questo si parla per questioni di tipo di medicina ordinaria, per l'influenza, per roba che non è grave. Figuriamoci se eh, il, il medico di centrale, eh, spesso per svariati motivi, fra l'altro, lontano dal territorio, lontano dalla clinica, ormai da tempo, per ragioni eh, di cui poi se poi parliamo, ma sono immediatamente comprensibili. Eh, figuriamoci se il medico di centrale si assume l'onere di dire sì o no a una terapia eh, di un paziente che neanche visita di un paziente, eh, e quindi, cioè, ma se anche lo facesse, vado oltre, se anche lo facesse comunque commetterebbe un illecito dal punto di vista deontologico, di conseguenza sarebbe sanzionabile. Sì, no, ma poi cioè, la cosa che eh, rientra nella follia per come la vedo io è che tu devi fare del, prendere delle decisioni, magari su situazioni che non sono appunto di salvaguardia delle funzioni vitali, su pazienti che non hai visto, che non hai visitato, di cui non sai nulla perché sono pazienti acuti e che come tali non sono noti, no? a differenza di altri setting, tu conosci il paziente e più o meno puoi anche semplicemente basarti su quello che è la, la tua esperienza no? con quel nucleo familiare, con quella persona. No, in emergenza ci sono pazienti acuti che hanno alterazioni nuove, che hanno delle problematiche e che non conoscono gli operatori che intervengono addirittura molto spesso poi noi raccontiamo che tutti i dottori dovrebbero essere uguali nelle capacità e tutti gli infermieri dovrebbero essere uguali nelle capacità ma non è vero se tu non hai lo stesso tipo diciamo, nella realtà terrena e nella realtà dell'organizzazione tra l'altro ogni tanto demenziale dei servizi, ci sono persone che sono relegate ad aree territoriali dove ci sono volumi di attività e tipologie di servizi che sono molto diversi da quelli di altri centri, per cui non è possibile paragonare o, o rendere come dire, identici i livelli insomma, come dire, e quindi il linguaggio a, a meno di un, estrema, eh, come dire, di un estremo investimento formativo che spesso sappiamo non è, non è presente. E ecco, volevo mettere adesso a display, cioè proprio la conclusione di questo documento, visto che so che tra poco devi iniziare a fare altre cose, per cui dopo ti lasceremo, però è interessante vedere come appunto leggere. Inoltre, le procedure contemplano diagnosi differenziali, vedi appunto questi casi, e eh, non ci sono poche perplessità su questo. Prevedono farmaci non salvavita che allo stesso tempo interessano farmaci, tra l'altro i farmaci interagiscono notoriamente con le terapie di base che hanno le singole persone, quindi anche questa sembra un, una, una grossa semplificazione. Io, più volte, ho visto eh, utilizzare male farmaci perché non si era in grado di comprendere esattamente quello che era la problematica clinica. E quindi, questa federazione, nel rispetto alle eh, reciproche prerogative, si dichiara disponibile a un confronto costruttivo e questo sicuramente. Ma eh, dice sostanzialmente: no, niente, queste procedure non vanno bene. E lo dice sulla scorta di, due, di un doppio binario. Diciamo che è, come abbiamo già detto, il codice deontologico, ma anche il codice penale. Cioè, cioè il, punto, il punto è che questo documento eh, non solo rappresenta una pietra miliare, è una posizione fortissima. Anche mh, politica avrà dei, probabilmente dei riverberi, ma li avrà nella misura in cui. Se questi protocolli venissero portati avanti, eh, necessariamente a questo punto dovrebbero eh, prevedere una, una denuncia, non c'è niente da fare. Eh, se il, il codice penale è violato, se il codice deontologico sono violati, in, in entrambi i casi il cittadino, a maggior ragione il medico, ha il dovere di denunciare questa cosa. Certo, certo, si deve prendere, si deve mandare la scheda dell'intervento o quello che è successo direttamente alla Procura della Repubblica. Fine. Perché... Allora, le scadenze dell'intervento eh, sono diciamo facilmente eh, aggirabili. Il punto è che il protocollo stesso in fieri si eh, ripropone una violazione. Quindi, di fatto, se c'è un, un possibile danno per il cittadino, eh, quel documento lì è la porta aperta perché quel possibile danno certo. eh, si possa venire. Ora eh, mi, mi si potrebbe rispondere dicendo che eh, Altri professionisti hanno uh, compiuto un percorso di studi e di evoluzione culturale che li abbia portati a avere una certa dimestichezza della medicina d'urgenza. Um, io um, posso dire che ho molti colleghi nel mio reparto, uh, molti molto bravi, uh, alcuni chiaramente meno professionisti di altri, però um, c'è una cosa che um, uh, che non bisogna mai dimenticarci, che il, il titolo professionale, eh, la laurea specialistica, l'abilitazione di stato, la specializzazione, i master, eh, non sono un, come dire una, un vezzo del professionista per, eh, auto, completamente autoreferenziale, ma sono la principale garanzia che il cittadino ha che eh, l'offerta di salute che gli viene proposta è eh, quella il più possibile ideale per lui. Poi, chiaramente in tutte le categorie. Cioè, eh, ci sono in tutti i più in bravi, le... i meno bravi, certo, questo è chiaro ah, certo, però il sistema è costruito intorno al fatto di dare il più possibile una garanzia di certezza al cittadino che, che ha a che fare con quel tipo di, quel tipo di sistema quindi eh, è evidente che eh, se io eh, attuo, eh, un, metto in atto una serie di, eh, di protocolli che riducono la vastità enorme della medicina d'urgenza, io dopo 15 anni che faccio medicina d'urgenza mi rendo conto che più che vado avanti, meno so. Eh, sì, più sì, che avanti, è quello che succede a tutti, perché come dicono gli scienza, E mi rendo conto che meno so, alla luce proprio del, delle maggiori conoscenze che introdo. Certo. Cioè, ogni conoscenza che io acquisisco è una porta in più verso l'ignoto. Se te fai dei protocolli che riducono la vastità enorme, ma anche la bellezza, il fascino enorme della medicina d'urgenza, a, uh, un protocollo, a un blocchetto di 10-20 pagine, 10-20 schede in cui uh, semplifico e brutalizzo tutta questa uh, complessità, uh, dimostro semplicemente che non ho compreso la materia di cui sto parlando. Poi uh, chiaramente uh, si apriranno degli scenari, anche dal punto di vista, si aprirebbero degli scenari dal punto di vista medico-legale, sì. anche se è evidente che. Uh, l'operatore dell'emergenza urgenza tecnicamente tiene a quel paziente per 20-30 minuti poi lo passa a una struttura uh, dove quel paziente viene uh, preso in consegna di conseguenza come dire anche le responsabilità potrebbero diluirsi potrebbero essere no, anacquate questo, questo è chiaro però in quei 20-30 minuti iniziali molto spesso poi si determinano anche o si condizionano per esempio con alcuni farmaci gli esiti successivi Detto questo, in ogni caso io ricordo anche un'altra riflessione, poi magari andiamo in chiusura per la tempistica, che c'è tutto un ampio tema rispetto a chi si deve formare. Cioè noi non possiamo continuare a decimare i punti in cui si fa la formazione e banalizzare, io su questo ho già fatto anche un articolo, banalizzare le, le patologie, diciamo più eh, non dico basilari, ma quelle situazioni di emergenza, diciamo più comuni che si vorrebbero protocollare. Questo perché man mano che i professionisti hanno il turnover, man mano che inseriamo i giovani, i giovani devono imparare anche da quelle cose lì. Non è che siccome diventa ripetitiva e diventa una rottura, tra virgolette, di scatole per chi lo fa da diversi anni, allora si può delegare ad altri, perché impari a fare le cose complicate dalle cose basilari. E quindi nel momento in cui io riduco troppo la possibilità di formare le persone sulle cose basilari, perché le, le vado a delegare ad altre figure e le rendo, come dire... Eh, ripetitive, automatiche, protocollate, intanto perdo una percentuale di coloro che non avrebbero dovuto rientrare in quel protocollo e potremmo fare nella vita quotidiana centinaia di esempi. E poi, soprattutto, faccio un danno prospetticamente a tutte le nuove generazioni, perché le nuove generazioni, tra l'altro, eh, hanno questa disincresia, cioè aumentano i posti a medicina. E quindi se aumenti i posti a medicina, non è che tu puoi prendere parte dell'attività medica e delegarla ad altri, perché questi colleghi un domani si dovranno formare, e si dovranno formare perché quello è il lavoro da dottore, non è il lavoro di altri, come si vorrebbe invece eh, leggere in alcuni articoli, no? anche oggi, non ultimo, su Quotidiano Sanità da altri ordini. Vabbè, su Quotidiano Sanità eh, è un'ottima un piattaforma, però diciamo che... Sul quotidiano sanità eh, può scrivere a questo punto chiunque, no? mi pare certo. di, di aver capito. Eh, io direi una cosa: ehm, la gente dovrebbe ricordarsi che i protocolli, chi di protocollo ferisce, poi alla fine di protocollo perisce perché ci certo. sarà sempre eh, in futuro qualcuno che ti proporrà un protocollo più semplificato di quello che te stai attuando. E di conseguenza poi scalzerà a te con lo stesso presupposto e con lo stesso, la stessa finalità. E, e questo cosa porterà? Eh, porterà a ridurre sempre di più l'offerta e la qualità eh, del, dell'offerta sanitaria al cittadino. E del resto, se oggi ci troviamo eh, in, in situazioni, siamo trovati e ci troveremo e ci troviamo in situazioni di ambasci verso questa emergenza eh, che tocca tutti da vicino, è proprio perché per anni, per decenni abbiamo eh, fatto trovare completamente impreparato e smilitarizzato, il fronte che per primo doveva porsi alla pandemia che stiamo vivendo. Certo. Se non continuiamo questo e continuiamo proprio durante la pandemia, guarda, noi in Asda Toscana, nord-ovest in Toscana, abbiamo dovuto fare delle, le chiamiamo piazzate, cioè delle giornalate continue da ottobre a dicembre, a gennaio, perché questa ASL mirava a ridurre i medici in pronto soccorso e a togliere PET. Allora, se non capiamo... Eh, se non capiamo questo e non capiamo che alla fine, in ultima analisi, questo è inutile, ragazzi. Si riflette anche in un aumento dei costi, poi, alla fine, per le casse perché se curo male prima, poi devo trovarmi a curare due volte o mera più difficoltosa e più costosa dopo. Certo. Se non capiamo questo, il problema, il problema è tutto lì. Il problema è che eh, fatichiamo a imparare qualcosa e, e a metterlo in pratica. Diciamo che questo documento della Federazione Toscana degli Ordini dei Medici dopo dieci anni fa ordine. Noi l'abbiamo fortemente perorato, c'è un dialogo continuo con i presidenti degli ordini dei medici e Snami in Toscana. Siamo, diciamo, fieri di essere l'unico sindacato che ha sollevato il problema, fra tutti, compreso quelli del. del... <ride> e, e sono convinto che, e sono convinto che, che alla fine questo eh, avrà anche del, dei ritorni a livello nazionale, a livello di settore e non solo. Uh, è un dialogo che abbiamo iniziato, che siamo intenzionati a portare avanti, però è anche un dialogo che deve arrivare a dei punti fermi. Cioè. Non possiamo accontentarci di eh, posizioni eh, programmatiche, idealistiche. Qui, se c'è una violazione eh, eh, dell'ordine de del, del, del codice deontologico e, peggio ancora, del codice penale. Bisogna che qualcuno incominci a rispondere. Beh, l'esperienza dell'Emilia Romagna, fondamentalmente, però ha dato delle risposte, perché laddove in Emilia Romagna si sono, tra virgolette, giustamente a mio modo di vedere, fermati sull'aspetto deontologico della questione. E nel momento in cui gli è stato detto che non era deontologicamente, cioè non era la strada deontologica quella da perseguire, ma era quella degli altri tribunali civile, penale e amministrativo laddove serve a quel punto si ha già la risposta di dove andare, perché fondamentalmente quel tema è stato risolto, cioè si è detto che la competenza deontologica era una cosa fondamentalmente che sì, era la competenza dell'ordine, ma non era esplicitabile, quindi bisogna rivolgersi all'autorità giudiziaria. Fine. Quindi questo è stato, è stato il messaggio che, che si, si legge no? in, in quegli aspetti lì, cioè si è detto niente, cioè, non si scherza con quella parte lì. Eh, nel senso che è una parte che ovviamente non è scherzosa, però il tema è, non è questione deontologica, è questione che va nella rilevanza di altri tribunali. Allora, Roberto, io penso una cosa, e poi ti lascio. Uh -huh. Penso che eh, quelli come me e te, eh, vivono nella terra di mezzo: fra quelli che hanno vissuto, sono stati diciamo al riparo da, da certe derive, eh, e, e coloro che verranno. E quelli come me e te hanno, e chi ci vede i, i quattro lettori, come diceva Manzoni, che mm -hmm. ci seguono hanno la responsabilità eh, di sollevare il problema con coraggio, anche se questo chiaramente rappresenta sia nel tuo caso, Emiliano che nel mio di fatto una, 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 una specie di golp. Perché il, in, in Emilia voi avete fatto un bel lavoro, in Toscana siamo appena all'inizio. Questo vuol dire chiaramente eh, cercare di non essere. parlo brutalmente di non essere ricattabili, di essere puliti, eh, di essere impeccabili. Perché, sì. come diceva Fello, quando poi giochi a fare le pu il puro, poi trovi un puro che ti è pura. Noi non dobbiamo assolutamente scivolare nel rischio e, e nella, eh, nella deriva eh, in cui probabilmente poi a qualcuno converrebbe. Bisogna però puntare il dito contro precise responsabilità e precisi responsabili. Da questo punto di vista qui eh, non abbiamo il minimo dubbio che porteremo avanti questa battaglia, la pietra ha cominciato a rotolare, personalmente non ho nessuna voglia di vederla finire rotolare Perfetto, io ti ringrazio Giovanni per il tuo tempo, ti lascio a questo punto perché siamo già arrivati direi lunghi, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito, lasciateci un like condividete questo video, questa diretta lasciateci una reazione che aiuta gli algoritmi a farla vedere, condividetela con i colleghi, grazie a tutti e Caro Giovanni, buona serata.